Assessore, oggi la Croce Rossa Italiana presenta lo sportello di orientamento alla formazione, un aiuto per le persone che hanno bisogno di approcciare meglio all'istituto della formazione professionale. Sì, io penso che sia una di quelle giornate che costruiscono ponti, quindi tutta l'attenzione della Regione Campania, del mio assessorato, a convergere in questi momenti per far sentire vicina l'istituzione, per potenziare questi servizi, perché tutti i cittadini si sentano aiutati, spronati, con le istituzioni vicine, con un ente meritorio come la Croce Rossa che sta vicino alle persone che hanno bisogno di orientarsi, spesso magari perché devono cambiare la loro vita, vengono da percorsi di difficoltà, hanno perso il lavoro o hanno rinunciato delle opportunità, sono migranti. Quindi abbiamo davvero tutta l'attenzione per costruire insieme tutto la sinergia possibile per aiutare i cittadini. Noi siamo abituati a vedere Croce Rossa rispetto soltanto alla parte medica, ci dà l'opportunità anche di vivere Croce Rossa con i volontari in un altro modo. Sì, perché questo è un grande movimento di volontariato, è una cosa che è davvero preziosa, un regalo alla società, un esempio della società migliore che interessa la migliore politica, perché ecco, costruire solidarietà, costruire coesione sociale, aiutare le persone in difficoltà, penso che questo renda veramente importante ogni servizio che uno può rendere alla collettività. È un progetto innovativo, un progetto sperimentale che vogliamo iniziare con i volontari, che vogliamo iniziare con l'assessore alla formazione della Regione Campania che è qui con noi oggi, la professoressa Filippelli, perché vogliamo supportare le persone vulnerabili di questo territorio, che è il territorio di San Giovanni, a Teduccio, di Barra, di Ponticelli, cioè l'area orientale di Napoli, dove il disagio sociale, la dispersione scolastica sono così importanti che impediscono alle persone anche di iniziare un percorso lavorativo. Insieme ai volontari, insieme al nostro personale, insieme alla Regione vogliamo cercare di integrare queste persone determinando un cambiamento necessario per affiancare le famiglie, per affiancare le persone, per iniziare un nuovo progetto lavorativo. Dottoressa Nunziante, lei è la coordinatrice del progetto, ci racconta le attività del progetto? No. Si occupa praticamente di divenire un presidio su quello che è il territorio. Al momento ci poniamo come presidio e punto di riferimento, come punto di ascolto, tra quella che è l'utenza che già abitualmente si rivolge a noi perché ha già instaurato quello che è un rapporto fiduciario tra il gruppo di utenza, di popolazione e i nostri operatori, che sono tutti opportunamente formati e abituati a relazionarsi con delle vulnerabilità e delle fragilità troppo spesso inascoltate. Noi non facciamo dell'assistenzialismo, del mero assistenzialismo, noi siamo pronti all'ascolto, all'ascolto dei bisogni e quindi a individuare quelle che sono delle istanze specifiche. Lì dove c'è un gap, un vuoto, interveniamo noi. Questo dello sportello, che noi lo definiamo un progetto pilota perché è l'unico, quindi veramente sarà un work in progress, è quello di innanzitutto partire da un ascolto attivo e supportare proprio il percorso che consentirà all'utente, al cittadino, e già la parola utente la vorrei evitare perché per noi restano persone che hanno eventualmente delle difficoltà, fosse solo personali, di accedere a quello che è un percorso formativo già presente, già messo a disposizione dalla Regione, un percorso formativo, qualificanti, riqualificanti, anche per una ricollocazione, l'individuo posto al centro, con la propria personalità, con le proprie peculiarità, riconoscendo quello che è un empowerment, le proprie skills, quelle non restringendolo in quello che è un titolo di studio, che può essere un perimetro troppo stretto. Oggi siamo in una società che macina in fretta notizie, attività, quasi ci fagocita. Ecco, noi dobbiamo riprendere a riconoscere l'individuo, quello che la persona è, quello che la persona può fare, e fare in modo che lui ne diventi consapevole e a supportarlo in questo percorso, farlo uscire da quello che è una situazione sociale che un po' li stigmatizza, un po' li isola, li rende tu non puoi, loro fanno propria questa idea, io non posso, non ci arrivo, non potrò. Ecco, noi siamo lì, si può, insieme si può meglio, quindi da soli si va più veloce, ma insieme si arriva più lontano.